Salve a tutti, benvenuti a questo nuovo video commento in cui torniamo un po' alle origini, a un buon sano vecchio tal d'annata 1958 Gran Riserva. Stiamo parlando del campionato mondiale a squadre giovanile. Ora, a quei tempi giovanile indicava under 26, quindi insomma un pochino un'età avanzata per i nostri standard. Tal a quel tempo aveva 22 anni di fatto. Ovviamente giocava nella nazionale dell'Unione Sovietica che si trovò a sfidare praticamente nel match in casa con la Bulgaria e in particolare dall'altra parte della scacchiera c'era un certo Obozov che sicuramente un campione di grande spessore bulgaro. Ora, in particolare riguardo a proprio questa partita c'è una specie di leggenda che ci è stata tramandata che vedremo al momento clou, vi racconterò durante il commento. Per il momento allacciate le cinture e vediamo cosa hanno combinato. Questa partita Obozov gioca con il bianco e Tal con il nero. Si inizia con D4 cavallo F6, quindi una difesa indiana, C4 G6, quindi plausibilmente un'est indiana, dopo cavallo C3 appunto alfiere G7, il nero è già pronto per arroccare corto e quindi sviluppo molto rapido e messa in sicurezza del re, tuttavia trascura i pedoni al centro, quindi il bianco ottiene un centro completo di pedoni con la spinta E4. Ovviamente il nero non starà lì a guardare il bianco che fa il suo gioco, gioca D6 e si prepara a queste spinte di rottura laterali. Ok, Bobozov entra con F3 nella variante Samish, che è una variante che rafforza il centro del bianco, mette forse un pochino in pericolo il re nero con queste case scure un po' deboli intorno, però comunque una variante molto versatile che preparerà eventualmente il bianco a ulteriori attacchi sull'ala di re, soprattutto alla luce del fatto che il bianco potrà arroccare lungo. Ok, si prosegue quindi con l'arrocco corto di Tal, cavallo G2, ancora sviluppo, e ora C5, il nero si fa avanti cercando di porre qualche paletto nel centro. Si prosegue con alfiere 3, quindi ora minacciata doppia cattura su C5, inoltre il bianco sviluppa l'alfiere campo scuro. E si continua con cavallo BD7, anche Tal sviluppa, difende questo pedone. Ok, donna D2, questa è un'tipica manovra, ovviamente atta poi a arroccare lungo, probabilmente la donna e l'alfiere formano una batteria che potrà essere utilizzata per sfianchettare questo alfiere, quello l'attacco dei pedoni sull'ala di re stia per andare a buon fine. E si prosegue con A6. Il nero ovviamente dovrà rispondere sull'altro lato anche alla luce del fatto che il bianco arroccherà a lungo, quindi sarà una gara a chi attacca per primo. Chiaramente è preparata la spinta B5 che potrebbe già cominciare a aprire la strada per una colonna D aperta che potrebbe attaccare il re avversario. Si prosegue per l'appunto con l'arrocco lungo e ora Tal gioca donna A5, una mossa che tipicamente non è vista molto bene, perché porta la donna in attacco quando è un po' isolata, però una donna di Tal in avanti è sempre sicuramente minacciosa. Bobozov gioca re b1, quindi mandando a difendere questo pedone, questo sblocca il cavallo, che è quindi più insomma, oberato la difesa di questo pezzo, quindi magari si potrà giocare qualche mossa d'attacco in seguito. Inoltre, il re che non è più in c1 non prenderà scacco quello del nero cambiasse donne, questo è un punto tattico che potrà andare a favore del bianco. Ok, Tal prosegue con la spinta B5, quindi la donna si sta venendo, sta iniziando a venire affiancata dai pedoni e ora la mossa clou, cavallo D5. Ok, perché questa è chiamata mossa clou? Perché in realtà in un libro di Giri Vasely si fa riferimento a questa partita riportando quello che successe il giorno prima. In pratica Tal dopo il suo turno del torneo andò a giocare alcune partite molto rapide con Nicola Padeschi e a quanto pare usò più e più volte sempre questa apertura giocando con il nero. Quello che successe è che tutte le volte giunse in questa esatta posizione e tutte le volte a questo punto sacrificò la donna. Difatti potete vedere che qui la donna è attaccata di scoperta, inoltre il cavallo sta attaccando questo pedone
in E7. Ovviamente il fatto è che se il nero prende, come abbiamo detto, non dà più scacco al re, quindi il bianco può prendersi questa mossa intermedia, dare scacco a sua volta, costringere il re a spostarsi, dopodiché catturare la donna, e questo permette al bianco di guadagnare un pedone. E insomma, il suo lo fa. L'altra alternativa normale a questa mossa sarebbe ritirare la donna. Per esempio in D8, difendendo anche questo pedone. Però, avendo da poco spostato la donna avanti, riportarla indietro, chiaramente per il nero è piuttosto una perdita di tempo. In tutte le partite giocate da tale il giorno prima, a seguito di cavallo D5, ha sempre ceduto la donna giocando cavallo per D5. Sacrificio di donna, quindi, che d'altra parte il bianco qui in qualche modo è costretto a accettare. Quali altre sono le opzioni? Provare a disinteressarsi del sacrificio, per esempio catturandoci per D, quindi si fa fuori il cavallo, si recupera il pezzo, dopodiché nero donna per D2, torre per D2 e ora F5. Il nero comincia a cercare di isolare questi pedoni al centro, in modo da favorire l'attacco di questo forte alfiere camposcuro. Allo stesso tempo, il bianco non può cambiare il pedone su F5 così a cuor leggero, perché favorirebbe lo sviluppo della torre, che in ogni caso potrà essere sviluppata in seguito catturando F per E. Quindi una posizione che strategicamente non va male al nero. Quindi Bobossov sceglie la mossa più logica, anche se tale il suo avversario è costretto ad accettare il sacrificio con donna per A5. Ora, è chiaro che Tale nelle partite precedenti non si era accontentato di sacrificare una donna per un pezzo, cioè il cavallo D5, ma ha catturato anche ovviamente l'alfiere in E3. Quindi sono due pezzi leggeri per una donna, che comunque è un netto vantaggio materiale per il bianco. Non finisce qui la combinazione, perché ci attacco a torre e pedone. Ora, in questo caso Bobozov sceglie di giocare la torre in C1, in qualche modo difendendo questo pedone. Fatto sta che il nero comunque può prendere il pedone, attacca la donna e poi minaccia pure di catturare in D4. Quindi sembra che il nero possa guadagnare due pezzi, due pedoni e in più mantenersi un cavallo molto in attacco e molto pericoloso, aprirsi la via a questo alfiere camposcuro, che non è cosa proprio gradita. Ora, se il bianco prova a mantenere la donna in attacco, molto male, perché dopo torre B8 minaccia di essere quasi intrappolata, questa donna dovrà perdere un tot numero di tempi a metterla in salvo, se, sempre che ci riesca. Alternativamente, il bianco poteva spostare la donna, per esempio in E1, allora in questo caso C per D, il nero si prepara a aprire la via all'alfiere camposcuro e attaccare l'avversario. Altra alternativa, se il bianco avesse voluto provare a difendere questo pedone, in realtà qui sarebbe seguito a cavallo di B6, con ulteriori preoccupazioni dovute a questo possibile attacco. Tra l'altro, qui si difende pure il cavallo, quindi ci sono possibilità anche di sacrificare un cavallo per poter porne un altro subito dietro in C4. Qui, per esempio, B3 insomma, si para in parte da questo attacco, però segue B4, guadagna un tempo. Attacco sulla donna. Ora si scopre che il cavallo B6 è utile per difendere l'altro cavallo, per cui donna 1, se vuole in modo imperterrito continuare a difendere questo pedone, però qua c'è questo scacco che mette il re nei guai. Si infila proprio su questa diagonale dove è presente pure la donna. Dopo C per D, qui il nero semplicemente minaccia la spinta e poi, diciamo, del discreto materiale del bianco dovrà cadere proprio per questo attacco a raggi X sulla grande diagonale scura. E forse per tutti questi motivi che qua Bobossov prova a buttare la qualità sul cavallo, quindi si schianta la torre, perde altri due punti di materiale. Tal recupera quindi praticamente tutto il materiale che ha ceduto con la donna in questa variante, anche se purtroppo per lui perde l'attaccante più forte, cioè il cavallo. Questo fatto però è compensato da altri fattori, perché intanto questa minaccia è ancora attiva, quindi c'è C per D possibile. Inoltre, soprattutto, quello che ha ottenuto il nero qui è l'apertura di questa colonna. Quindi, oltre alla minaccia dell'alfiere sulla grande diagonale, si potrà aggiungere una minaccia e una torre su colonna semiaperta, sempre attaccando il punto B2, molto nevralgico per la difesa del re bianco. Cosa succede a questo punto? Cavallo C1.
Mossa di doppia funzione, apre l'attacco su questo pedone, ok, lascia completamente in pasto il pedone di 4 che probabilmente l'ha spacciato. Si appresta eventualmente a riportare anche il cavallo in difesa e a catturare C4. Per cui torre B8, con un'idea abbastanza logica in mente, quindi attaccare semplicemente B2. Alfiere per C4, il bianco prende il pedone, si prepara a porre qualche pezzo nel mezzo all'attacco a raggi X della torre avversaria e comincia a pregare. Qui che segue? Per ora questo pedone è lasciato dov'è? Tanto il bianco non potrà mai prendere, perché non si può per il momento aprire l'attacco su B2, per cui il nero può giocare cavallo B6. Quindi il cavallo viene avanti con questa minaccia. Tra l'altro, alfiere indifeso con attacco pure su donna. Quindi, qui il bianco deve prendere provvedimenti. Altre opzioni potevano essere comunque alfiere per D4. Andava bene lo stesso. C'è sempre l'attacco qui. Quindi, magari il bianco può giocare B3. Dopodiché, l'idea potrebbe essere semplicemente cavallo E5. Questa minaccia. Comunque, il nero è parte all'attacco e è avvantaggiato dal punto di vista strategico. Ok, quindi cavallo B6 viene giocato da Tal, va difeso in qualche modo questo alfiere che si ritira in B3. Quindi si prepara a porre un freno all'espansione della torre. Ci sono però alcuni problemi perché ora è probabile che questo pedone possa venire spinto e magari questo alfiere sia costretto a smammare. Soprattutto sarebbe pericoloso se il cavallo si levasse di mezzo e lasciasse libera la torre di attaccare. Per cui, che succede? Intanto viene giocato alfiere per D4, l'alfiere si apre la linea verso questo pedone, già cosa importante, quindi si prepara a portare avanti questo attacco. Dopodiché un'idea potrebbe essere effettivamente quella di spingere il pedone C. E che fare? Non è che ci siano grossi modi per evitare questa spinta, per cui intanto il bianco ritira la donna in D2. Attacca l'alfiere di 4, così che se il nero semplicemente spinge, ha l'opzione di giocare donna per cui riesce in qualche modo a bloccare questa minaccia. Però Tal riporta l'alfiere in G7. D'altra parte, forse questo è il pezzo più potente che ha in questo momento, più offensivo, è giusto preservarlo. E con questa mossa, una volta che l'alfiere è al sicuro, il nero può minacciare effettivamente la spinta C4. A questo punto il cavallo prova a riportarsi in una posizione un po' più offensiva, chiaramente in C1 non è che potesse dire granché, e la spinta C4 comunque arriva, è praticamente impossibile per il bianco bloccarla. Ok, qui l'alfiere si gioca in C2, di modo che anche se un giorno il nero riuscisse a catturare in B2, non avverrebbe con scacco e attacco contemporaneo sulla donna. E questo lascia anche l'opportunità magari alla torre di venire subito in gioco in fretta. Si prosegue quindi come? Perché ora a questo punto sembra che l'attacco del nero possa essere arrivato a uno stallo. La cosa non è così però, perché qua c'è un altro sacrificio di pedone C3 che è ancora proprio un sacrificio, insomma, visto dopo l'analisi, non è perché. Se qui il bianco prende di pedone, c'è cavallo C4, scacco e la donna cade perché è attaccata con la scoperta sul re. Alternativa, se si prende di cavallo, questa sembra più tranquilla, però c'è sempre cavallo C4, attacca la donna, attacca questo pedone. Ora la donna si può spostare perché non è scacco, però mettiamo se donna E1 per cercare di difendere questo cavallo, che ovviamente sarebbe in presa perché il pedone B2 è inchiodato. Segue comunque torre per B2, dal doppio a re alfiere, dopodiché re C1 e segue un attacco dall'alfiere in H6. Re D1, cavallo E3 e dopodiché questo alfiere beccato con attacco doppio contemporaneamente allo scacco di re cadrà in un modo o nell'altro. Una possibilità potrebbe essere questa. Ora il nero chiaramente dilaga abbastanza facilmente vedendo una donna che appare inerme di fronte agli attacchi dell'avversario. L'alternativa potrebbe essere giocare donna C1 cercando di difendere questo punto. Ma il destino non è dei migliori perché qui dopo alfiere C3 perde semplicemente il pezzo perché questo pedone è inchiodato sul re. Ok, quindi non resta che spostare la donna. Ora
viene spostata in D3 cercando di difendere dall'attacco del cavallo C4 che abbiamo visto è molto molto pericoloso. Però tal continua, quindi vedendosi l'opportunità di attaccare col cavallo preclusa, gioca C per B2. Ottimo. Ora di solito un pedone così davanti all'avversario è più che altro un blocco rispetto al resto, perché impedisce al nero di attaccare su questa linea, visto che forma uno scudo impenetrabile, perché chiaramente le torri nere non possono essere sacrificate sui propri pedoni, per cui forse il re si sente più al sicuro. Il problema è che questo pedone diventa praticamente inamovibile. Sarà difendibile sia di torre che d'alfiere e forse alla lunga lascerà un buon appiglio per portare pezzi in ottava traversa e dare il colpo di grazia. Per cui il bianco prova a giocare cavallo D4 cercando di frapporsi a questa, all'attacco dell'alfiere. Magari un tempo il re potrà anche sperare di prendere il pedone. In realtà non è così facile. Abbiamo giocato alfiere D7, ora chiaramente questo pedone non può essere preso per via di cavallo A4 scacco e nero dilaga. Per cui viene giocata viceversa la torre in D1, quindi il bianco prova in qualche modo a portare qualche pezzo sviluppato verso il centro. Si segue con torre FC8 e in questo modo, con questa torre, il nero si prepara la via al cavallo che potrà saltare o in C4 oppure in C3. E il bianco di fronte a un bel dilemma, non può in ogni caso o difficilmente può bloccare queste iniziative. Per esempio anche donna per A6 con questo pedone in presa in realtà distrae pezzi dalla difesa. Qui seguirebbe alfiere per, torre per, potore per C2, to sacrificio. Il problema è che dopo re per C2 alla fine di questa combinazione c'è cavallo D5, che qui minaccia di dare doppio a re donna con cavallo B4 oppure di promuovere con la spinta B1. Quindi qui se il re si ritira, in realtà segue cavallo C3, dopodiché il re deve uscire e si becca questo scacco e poi il bianco perde la donna, vabbè, facilmente perde la partita. L'altra alternativa poteva essere cercare di difendere la promozione con torre D1, però questo lascia completamente via libera a questo doppio e in ogni caso il bianco va a perdere netto materiale. Quindi il pedone A6 diciamo che è intoccabile a questo punto di vista e viene viceversa giocato alfiere B3. Quindi l'alfiere si toglie un attimo di mezzo, prova a coprire un po' tutte le case d'avanzata del cavallo, il cavallo però avanza lo stesso, su A4 dove comunque è difeso dall'alfiere D7. Ora, qui se quel cavallo viene lasciato in pace, per esempio con cavallo E2 provando a difendere questa casa d'ingresso che sarebbe veramente pericolosa, segue semplicemente alfiere H6. E semplicemente il nero rafforza l'attacco su C1 e si prepara a giocare alfiere B5 con attacco di infilata su donna e cavallo. Per cui qui probabilmente è l'ora di far fuori il cavallo, segue torre C1. Dopodiché il problema è che il bianco sembra difendere a sufficienza questa casa, cavallo per C1, però c'è la promozione con scacco doppio, che è in questo caso anche scacco matto. È uno scacco doppio perché il nero attacca contemporaneamente il re con due pezzi, quindi l'unico modo per pararlo è spostare il re, ma il re non si può spostare da nessuna parte perché non può né catturare la donna né sfuggire allo scacco della torre. Ok, quindi il bianco deve far fuori questo cavallo il prima possibile, alfiere per A4, qui segue alfiere per A4 con attacco sulla torre e qui per esempio la torre semplicemente si sposta dai guai. Segue torre C1, torre per C1 forzata, B per C scacco, donna e re fa fuori la donna e dopo alfiere H6 il fatto è che il bianco deve dar via la propria donna per difendere a questo matto. L'unico modo è frapporre, vabbè, potrebbe frapporre anche questo pedone ma è inutile, l'unico è frapporre la donna, il bianco perde la donna e poi, vabbè, il nero è in vantaggio materiale, dilaga facilmente. Per cui torre 1 su questo attacco dell'alfiere non è giocabile, quindi unica altra opzione, anche tra l'altro che para contemporaneamente un possibile scacco su C2 successivo, è cavallo B3, che sembra anche buona perché difende la casa d'ingresso in C1. Per cui torre C3, che questa mossa
intermedia che va ad attaccare la donna, riposiziona la torre in modo ottimale e ulteriormente attacca il cavallo in B3. Qui la donna deve ritirarsi, a questo punto dice vabbè, faccio fuori sto pedone, attacco l'alfiere, vediamo che succede, però alfiere per B3, toglie un difensore da questa casa, A per B3 e ora semplicemente torre BC8. Quindi lo scopo del nero è quello di cercare il massimo attacco su C1 grazie al pedone B2, sembra essersi compiuta. Ora per un attimo questo pedone è effettivamente in presa, ma non c'è da preoccuparsi perché in caso di torre per B2 c'è lo scacco di scoperta, torre 3C6, scacco e vabbè, il bianco deve muovere il re e perderà la donna. Quindi che fare? Il bianco prova a spostare la donna nell'unico posto plausibile dove magari attacca anche il pedone B2, dove non può subire scacchi di scoperta, o almeno non così semplici. Però qui segue semplicemente torre C1, scacco. Quindi porta a termine tale il proprio sogno di sfruttare al massimo il pedone B2. A questo punto torre per C1 forzata, segue torre per C1 e qui il bianco abbandona perché c'è matta la prossima, dovrà spostare il re in A2 e segue torre A1. Questa configurazione è molto strana ma efficace, in cui il nero riesce a dare matto ad un re completamente occluso dai propri pezzi. Ok, abbiamo quindi assistito ad un'ennesima perla di Tal uscita dal suo cilindro da mago. Purtroppo il suo avversario Bobotsov, nonostante avesse l'esperienza del giorno prima, non è riuscito a sfruttare neanche la conoscenza dell'apertura che avrebbe potuto giocare il suo avversario. E con tutto il suo stupore e quello degli astanti, invece Tal si è infilato proprio nella variante col sacrificio che aveva mostrato il giorno prima, totalmente sprezzante di qualsiasi pericolo. Ok, quindi direi che per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo, a presto e ciao ciao!